all'11° Polster se ne va sulla destra, entra in area e con freddezza insacca alla destra di Zinetti. Il pareggio degli abruzzesi ad un minuto dal riposo. Gaudenzi conquista, è proprio il caso di dirlo, un rigore. Dal dischetto batte Zliskovic che non fallisce la mira. Si va così al riposo sull'1-1. Anche nella ripresa il Pescara ha un buon avvio. All'11° il raddoppio. Punizione, l'astuto Junior finta il tiro, tutti fermi. Batte Zliskovic e Pellorieri, non c'è niente da fare. Il Torino reagisce con grande determinazione. Al 20° minuto cross di Sabato per Gritti che mette dentro la palla del 2-2. Magnifica l'esecuzione dell'estrema sinistra.